Ciao, ciao a tutti. Abbiamo visto che le stories di Martina su Marco Polo e il suo viaggio dall'Europa attraverso le vie della seta fino alla Cina vi è interessato molto e quindi abbiamo deciso di dare anche noi un nostro piccolo contributo che però si svolgesse esattamente su un itinerario al contrario, cioè dalla Cina attraverso le vie della seta fino all'Europa. Lo facciamo con un librino scritto da Pier Giorgio Borbone, che è anche il nostro professore di lingua e letteratura siriaca ed ebraica all'Università di Pisa, e il libro si intitola Storia di Maria Ballà e di Rabban Sauma, un orientale in Occidente ai tempi di Marco Polo. Di questo volume trovate due edizioni, una del 2000 per Silvio Zamorani Editore e una del 2009 che noi vi consigliamo per lulu.com. Di cosa parla la storia di Maria Ballà e di Rabban Sauma? Parla di viaggiatori che nel XIII secolo dall'Oriente arrivano fino all'Occidente, sempre attraversando la Via della Seta. Di questi viaggiatori, che molto spesso erano ambasciatori inviati dai sovrani orientali alle corti europee, non sappiamo quasi nulla perché a malapena conosciamo i loro nomi e abbiamo davvero pochissimi documenti che attestano le loro opere. La storia di Maria Ballà e di Rabban Sauma, che è un testo siriaco del XIV secolo, va un po' a colmare questa lacuna. Ma di cosa parla? Chi sono Rabban Sauma e Maria Ballà? Rabban Sauma è un monaco siriaco della Chiesa d'Oriente, cioè un cristiano, di origine cinese, di origine mongola, che fu un diplomatico inviato come emissario dal Khan Argun, il sovrano mongolo dell'Iran. Nel 1287, come diplomatico, infatti, visitò molte città occidentali, Costantinopoli, che per noi è una città orientale, ma per un'altra prospettiva è una città occidentale. Poi arrivò a Napoli, Roma, Genova e Parigi e in Europa conobbe sovrani e ecclesiastici di vario grado. Maria Ballà invece in origine si chiamava Marcos perché anche lui era un monaco cristiano siriaco di origine mongola, come Rabban Sauma, che divenne anche patriarca della Chiesa d'Oriente e perciò cambiò nome in Yaballà III. Maria Ballà servì la sua chiesa soprattutto come diplomatico alla corte dei sovrani mongoli e documentò anche un evento piuttosto truce e descrisse infatti l'assedio e l'attacco alla cittadella di Erbil che si concluse con un tremendo massacro di cristiani. Ecco, la storia di Maria Ballà e di Rabban Sauma che si svolge nel XIII secolo, secolo in cui in Oriente, in Asia centrale, dominavano i mongoli che si spinsero addirittura fino all'Europa orientale. E si andarono a scontrare da una parte con i musulmani e dall'altra anche con gli europei. Ecco, è una storia molto interessante perché ci dà un resoconto di un periodo storico veramente molto movimentato e di un traffico che c'era sulla Via della Seta veramente incredibile. La storia di Maria Ballà e Rabban Sauma, infatti, è il resoconto di un viaggio molto affascinante, ci dà il resoconto di modi e costumi da una parte siriaci, ma anche usi e costumi mongoli. Ci regala descrizioni geografiche, etnografiche, antropologiche e molte informazioni che ci potrebbero tornare utili, per esempio come si costruisce una tenda in un campo mongolo, come si prepara il cibo, come si parla al capo del campo, come si scelgono i percorsi per muoversi e come si organizza il potere all'interno di un accampamento mongolo. Perché è importante leggere la storia di Maria Ballà e Rabban Sauma? Beh, perché se da una parte noi abbiamo Marco Polo che con il suo resoconto di viaggio ha creato veramente un immaginario interessante e che perdura ancora oggi, ma che comunque rimane la visione di un occidentale che arriva in Oriente, dall'altra parte sarebbe bene avere anche il resoconto di un viaggiatore che percorrendo un itinerario esattamente al contrario, sempre sulla Via della Seta,
di un orientale appunto che ci dà il resoconto del suo viaggio verso l'Occidente. Soltanto così, penso, possiamo avere una visione più chiara, più completa di quello che poteva essere il viaggio nel XIII secolo sulla Via della Seta. E come in tutte le cose, soprattutto quando si parla di Oriente e Occidente, ascoltare le due storie e cercare di avere una visione più ampia e completa possibile. Noi speriamo che questo piccolo contributo possa incuriosirvi e voi possiate andarvi a recuperare la storia di Maria Ballà e Rabban Sawma. Se la leggete, fatecelo sapere e dateci la vostra opinione e ovviamente continuate a leggere e a documentarvi e speriamo che questi piccoli contributi potranno esserci anche in futuro. E noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Ciao!